Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci del presentatore sono state create con l'ignoranza artificiale. Adesso esco e vado a rubare l'auto di Amadeus e me ne vado in Polonia. Ma cosa? Buonasera, buonasera e bentornati ad Affari Buoi. Oggi grande monte premi di 70.000 euro. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo subito il primo concorrente. Vai, vai, bello. Ha risposto una terrona, buonasera. No. Ha chiuso il telefono e quindi facciamogli un applauso a questa persona orribile. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta? Non mi interessa a me di lei, né Amadeus né nessuno. Chi è? In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo? Con chi parlo? Mi sta telefonando lei. Arrivederci. Sono Amadeus. Ha chiuso il telefono e quindi facciamogli un applauso a questa persona orribile. 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 Sta base. Orribile. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta? Ascolta, vedi che io non hai tempo di perdere, ma vedi che qualcuno vuoi fare. Un applauso a Mario dalla provincia di Agrigento. No, la donna. Ma che cazzo è successo? La signora è esplosa. Pronto? Un applauso a Michela Succhiapalle dalla provincia di Campobasso. Che peccato, ha chiuso il telefono. Sì. E quindi salutiamo con un caloroso applauso quella brutta vecchia bastarda. No, mamma. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta? Chiedi? Sono Amadeus. Ieri. Amadeus. In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo? Amadeus, io sono Domenico. Un applauso a Mario dalla provincia di Agrigento. No, Domenico. Io non sono da Agrigento, sono calabrese. E facciamo un caloroso applauso a sto testa di cazzo calabrese. No. Lei sa come funziona il nostro gioco, giusto? No, non lo so. Prima di iniziare, le volevo chiedere se gli è piaciuto Sanremo. Io Sanremo l'ho seguito in parte, non totalmente. Bene, bene, sono io molto contento. Ammiro tante cose e non ne ammiro altre, perciò posso dire. Ammiro Amadeus. Bene, bene, sono molto contento. Benissimo, facciamole un altro applauso. Grazie. Fare un po' di domande su Sanremo. Mi dovrà dire chi ha vinto. Quindi, se lei ora accetterà di rispondere. Da Amadeus pure, però il nome non me lo ricordo, ma una ragazza. Le vado ad elencare i cantanti in gara. Ecco. Le vado ad elencare i cantanti in gara. Mi può gentilmente ricordare il suo nome? Io sono Domenico, mi chiamo. Un applauso a Michela Succhiapalle dalla provincia di Campobasso. No. Un applauso pure a lei. Sì, come no. Allora signora, faccia bene attenzione, perché se dovesse indovinare quello giusto si porterà a casa il monte premi di 70.000 euro. Le vado ad elencare i cantanti in gara: Angelina Papaia, Marco Minchioni, Lazzaro, Anna Pisa, Gallipoli e i ricchi e poveri. Da questo momento ha un minuto per rispondere e dirmi chi ha vinto il Festival di Sanremo. Via col tempo. No, gliel'ho detto prima, mi ricordo quella donna della Basilicata, però il nome non me lo ricordo. Gliel'ho detto prima. L'ho sentita pure ieri sera al gioco dei pacchi che fa Amadeus, però il nome non me lo ricordo. E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Giuseppe Merda dalla provincia di Napoli. Ok, grazie, un applauso pure a lei, sì. Sì. Da questo momento ha un minuto per rispondere e dirmi chi ha vinto il Festival di Sanremo. Via col tempo. Gallipoli. La risposta è esatta. No, grazie. Grazie.
È contenta che ha vinto tutti questi soldi? Ma no, non lo so se è vero, io non lo conosco, può darsi pure che qualcuno che mi sta prendendo in giro, può darsi, non lo so. No. Come faccio che riceviamo telefonate incredibili, sì. Specialmente noi anziani. Però io il 90% ho fiducia, poi qualcuno si comporta in un'altra cosa. Perché... Come li spenderà questi soldi? Non lo so, io... Ho 8 nipoti. Vuole salutare qualcuno? A lei, ad Amadeus, a tutta l'Italia, diciamo, a tutti gli europei pure, oppure a tutti nel mondo, a tutte le persone oneste, bravi lavoratori. E allora salutiamo il nostro vincitore di oggi, Armando, che lo prende in culo camminando. La saluto perché ora noi dobbiamo dare la linea al telegiornale. Ora diamo la linea al telegiornale. Ma come mi chiamate voi per ricevere queste soldi? Come devo fare? Sospettoso. Non si sente più il nostro concorrente. Ci devono essere dei problemi sulle linee telefoniche. Salutiamo ancora Gianmario lo stronzo dalla provincia di Firenze. Ora diamo la linea al telegiornale e noi ci rivediamo domani qui sempre ad Affari Buoi. Affari Tuoi con Amadeus torna domani sempre qui su Vai Uno. Buona serata.